sfida della serata è Blancos contro Tettenham. Tutto pronto per il calcio d'inizio di questa seconda partita della serata. Partiti! Palla ai Blancos. L'indietro. Covino non riesce ad agganciare il pallone. Si propone Faraldo in attacco. Non riceve il pallone. Poi grande occasione, attenzione, Faraldo da solo. Covino in ripartenza. Occasione, Covino tiene il pallone, punta l'uomo. Attenzione, palla centrale, prova a sfondare, grandissima risposta del portiere. La ripartenza da parte dei... Grossa occasione, limite dell'area al sinistro. A centimetri dal vantaggio il Tettenham. Si infiamma subito la partita. Prima Covino, poi dall'altra parte. Aspettiamoli. L'occasione per i Blancos. Il destro fuori. Si riparte dal portiere. Palla centrale per Faraldo. Castaldo si propone, buono il portiere, lancio di per Castaldo dentro, l'anticipo, poi lo stop di Covino, tiene palla a terra Covino, ancora lui, alza la testa, poi tiene il pallone, temporeggia, lo scambio col compagno, prova a tornare, ancora Covino, numero 22, gran tacco, poi frana, fallaccio. Quale fallaccio? Di spallalo a terra. Calcio di punizione, da buona occasione per calciare anche in porta. Sistema la barriera il portiere. Vediamo se calcia in porta o si affida a un compagno vicino. Scarica il destro, la deviazione della barriera. Dora, vicino con Covino. Dora tiene il pallone, prova a sfondare, non riesce. La rimessa per i Blancos. Covino apre per Dora, dentro. Ripartono i Black, poi ancora Covino, Castaldo. Bravo, a chiudere. Covino, Dora. Covino. Apre dall'altra parte. Dora si propone, prova a far seguire i compagni. Poi non riesce. Sfondare, attenzione! Interviene l'arbitro. Ed assegna un calcio di munizione al limite. Siamo in piscina. Di là, guarda che buono mezzo. Campione olimpico. Dora limite dell'area marcato da Castaldo. Si allontana dal punto di battuta Covino, che è però marcato da Faraldo. Basso, il pallone sfila tra le gambe ed esce fuori. Ma c'è calcio d'angolo. Fuori, oh, fuori, due. Dentro Dora perde, attenzione, il pallone si invola dall'altra parte, Faraldo ritorna, la risposta del portiere, grande azione con Faraldo che aveva aperto per il compagno, grandissima occasione. Qui duella di Lena. Interviene l'arbitro ed assegna un calcio di punizione a favore dei Tettenham. E sul punto di battuta ci va di Lena. Di Lena. Di Lena calcia!
La risposta del portiere. Faraldo perde il pallone, poi lo recupera. Rimane col pallone tra i piedi Faraldo, si propone. Tutto regolare per l'arbitro. Occhio. Castaldo, poi ancora Faraldo. C'è fallo. Su Faraldo interviene l'arbitro ed assegna un calcio di punizione. Affidato a Graziano. Sistema la barriera del portiere. Attenzione Graziano, il tiro! Completamente fuori. Si riparte da dietro con i Blancos. Intercetta questo pallone. Uno che va incontro. Il lancio ancora sulla traiettoria di battuta Faraldo. Palla dentro, attenzione! Tenta una rovesciata acrobatica di Lena. Apertura per Castaldo, contrastato da Dona. Resiste Castaldo. Covino di testa mette fuori. Di Lena. Faraldo. Bravissimo per Di Lena. Dentro Di Lena, salta l'uomo. Di Lena sul destro. Tutto molto bello, forché la mira. Poi rischia Dora su Castaldo. Castaldo. Graziano lo stop, arriva Covino, torna su Castaldo. Dentro per Faraldo. Faraldo riceve ancora il pallone, si propone Di Lena, prova a cercarlo Faraldo, l'uscita del portiere. Faraldo recupera il pallone, all'indietro per il portiere. Di Lena. Arriva come un treno Faraldo. Graziano, poi Faraldo ruba il pallone. Calcia direttamente, ma aveva tutta la possibilità di arrivare in porta col pallone Faraldo. Dora. Di Lena fa sfilare, forse rischia. La palla era già uscita. Castaldo. Apertura per Faraldo, arriva Covino, ritorna su Castaldo. Bravo Castaldo, dentro c'è l'anticipo, attenzione, il destro! Che gran tiro da parte dei Blancos. Dalla bandierina Covino. Calcia in porta, Dora. Ha tenuto bene il pallone basso, però. Tanto cambio nelle fila dei Blancos, entra Masullo. Per i Tettenham, dentro Salzano, fuori Castaldo. E Graziano è dentro anche l'altro Salzano. Salzano all'indietro per Di Lena. Di Lena per Faraldo. Faraldo tiene palla. Salzano deve tornare sul portiere. L'apertura per Faraldo, non si intende. Poi recupera il pallone Di Lena. Di Lena di tacco. Ancora Faraldo. Faraldo calcia, alto. Tanto esce anche Covino. Cambio ancora nelle fila dei Blancos. Si inseriscono forze fresche nel tentativo di sbloccare questa partita. Di Lena tiene il pallone al limite, va sul portiere, ancora Di Lena, arriva Dora,
Già rischiamo, Dilena rischia qui, Dilena concedendo un calcio d'angolo quasi inutile. Palla dentro, qui fa un miracolo il portiere. Ma quanto rischio per i Tettenham. Pasticcio difensivo, provato ad approfittarne. La squadra dei Blancos che non riesce a trovare la via del gol. Per la verità anche con la risposta del portiere. Si propone Masullo, riceve il pallone. Ritorna all'indietro. Ancora Masullo, lo stop. Salta Faraldo, poi Salzano. All'indietro col portiere. Non si intende qui con questo passaggio profondo. Subito la battuta. Ripartono dalle retrovie i Blancos, qui rischia grosso, bravo Salzano a recuperare. Ancora il portiere Dilena, sempre su Salzano. Salzano il destro, aveva fatto una cosa incredibile Salzano, gran destro a giro, la palla esce di un nulla. Dora, lo scambio su Masullo. Masullo l'apertura, il ritorno su Dora, l'anticipo di Salzano. Faraldo ancora per Salzano, no, tiene il pallone, apre adesso per Salzano, il destro e il gol! Gol dei Tettenham che sbloccano il match, ci ha pensato lui, Salzano. L'ha tenuta bassa nell'angolino e trova il gol dell'1-0. Ora vediamo la reazione di Blancos adesso. Ora rischia qui su Faraldo, poi dall'altra parte Salzano, attenzione, occasione, la traversa, nega il 2-0, poi Faraldo tiene il pallone al limite. Che occasione, ribattuta per i Blancos, non riesce Masullo ad agganciare. Lampo Tettenham che nel giro di 3 minuti ha sfiorato il gol e ha trovato il vantaggio. Resiste qui, attenzione, palla dentro nella terra di nessuno. Faraldo. Dilena trova l'anticipo, resiste, poi ancora bravo qui Faraldo, la fa sfilare all'indietro sul portiere. Dilena, Salzano chiama palla, Dilena apre per Faraldo, controllo di Faraldo al volo, però non tiene il pallone in campo, attenzione, gol! Gol! Fa un miracolo! Faraldo è sempre Salzano a raddoppiare, 2-0. Tettenham, ancora Salzano, doppietta. Ma qui mezzo gol è di Faraldo che fa un recupero incredibile, ancora Faraldo. Funziona l'asse, Faraldo. Dicevo, funziona l'asse Faraldo Salzano. Falle. 2-0 finora. Dilena torna sul portiere. Salzano si propone. Bravo Faraldo qui. Fa girare Dilena. Ancora una grande apertura per Salzano che però non capisce. Vediamo se i Blancos riescono a reagire a questo doppio vantaggio dei Tettenham. Masullo, Dora, dentro, Masullo, occasione!
ci sono come i Blancos, però non riescono a sfondare. Di Lena. Non lo so perché ho staccato. Attenzione, una grossa occasione con il sinistro di Dilena da lontano. Qui il portiere fa una parata incredibile. Calcio d'angolo, subito la battuta. Dilena ancora. Vediamo se la reazione di Blancos parte dalle retrovie. Dora. Grande risposta del portiere. Cross occasione qui. Attenzione, poi arriva. Masullo resiste, tiene botta con Dilena. Masullo combatte, prova a girarsi, ci riesce. Cambi nei Tettenham, entrano Castaldo e Graziano ed escono Dilena e Faraldo. Forze fresche per il Tettenham, che gestisce anche il doppio vantaggio. Salzano, doppietta per lui. Salzano tiene palla, il destro di Salzano fuori, dentro per i Blancos in questo momento Covino. Tora, Covino, non c'è nessuno a sostenerlo. Indietro verso il portiere. Covino prova a braccare. Castaldo riceve il pallone. Castaldo la porta. Castaldo salta anche Masullo. Resiste Castaldo. Poi palla all'indietro di Salzano. Bravissimo qui. Poi tiro del portiere completamente fuori. Sempre i Blancos con Covino. Covino tiene il pallone vicino per Dora. Arriva Castaldo, arriva Graziano, resiste su Castaldo, dentro per Salzano. Che azione, ancora Graziano, prova a sfondare dentro, rischia qui, attenzione, poi rientra Dora a sbrogliare una situazione complicata e spazza. Ma quanto pericolo creano i Tettenham quando attaccano in maniera corale, soprattutto con Salzano e Graziano. Grandissimo numero di Graziano che prova a liberarsi. Attenzione! Graziano! Strepitoso nel liberarsi davanti al portiere. La battuta di Salzano. Ancora Graziano. In bambola i Blancos che non riescono a reagire. Salzano fa il numero, Salzano calcia. Trova la difesa. Poi il portiere dalla distanza, attenzione! Calcio d'angolo. In bambola i Blancos. Arriva Castaldo. La battuta dentro. Vediamo se riescono ad organizzare una reazione gli uomini di bianco vestiti. Masullo si propone a prendere il pallone. Masullo apre per Covino. Covino ritorna su Masullo. Masullo può calciare. Qui fraseggiano bene i Blancos, ma è bravissimo il portiere ad alzare in calcio d'angolo. Poi Covino anticipato. Dora. Provata ad aprire, nessuno capisce il compagno.
Castaldo prova a tenere il pallone in campo, non ci riesce. Allora Covino. All'indietro per il compagno che torna sul portiere. Vicino per Masullo. Covino aggancia. Grande tacco! Ad aprire dentro il recupero di Castaldo. Poi ancora Blanco in possesso palla. Dora al limite dell'aria. Si libera di Salzano. Dora calcia! Spaziale il portiere che mette il calcio d'angolo. Ancora i Blancos insistono. Vai Francesco, dai. Prova a superare Castaldo che resiste. Riparte Graziano. E solo Graziano. Dentro per Salzano. Tripletta! Tripletta di Salzano e 3-0 per i Tettenham. Ma quanto spreco per i Blancos che riescono anche ad arrivare in porta. Miracoli del portiere. E puniscono sulle uniche occasioni in contropiede i Tettenham. Secco 3-0, tre volte Salzano. Dora. Dora dentro, alza di testa Salzano e concede il calcio d'angolo. La bandierina Covino, basso, attenzione! Incredibile! Occasione per Mainetti! A centimetri dal gol! Libera! Dora! C'è forse una deviazione? Si riparte dal fondo con Castaldo. Castaldo stoppa. Salzano qui sbaglia, però è bravo Graziano ad agganciare il pallone. Graziano apre per Di Lena, viene però anticipato dall'intelligenza di Covino. Il portiere ritrova Castaldo. Castaldo per Salzano. Salzano su l'altro Salzano. Poi torna su Castaldo. Castaldo prova ad aprire. Di tacco Mainetti a cercare Covino. Covino protegge palla, ritorna Salzano a combattere, prova a saltare l'uomo, arriva Castaldo, di nuovo su Salzano, apertura per Graziano, il tunnel ai danni di Dora che però riesce ad allargare il pallone e a permettere la salita dei compagni, arriva Salzano, attenzione, poi incredibile, miracolo di Dora sulla linea e poi la ripartenza dei Blancos, miracolo di Dora che ha salvato un possibile poker da parte dei Black. Mainetti. Mainetti resiste. La palla arriva a Covino. Covino calcia. Salzano. Salzano. Il tiro alto. Dora. Grande apertura di Covino, poi arriva Graziano, prezioso anche in fase difensiva. Bravissimo qui Graziano a ripiegare in difesa. Attenzione Salzano, ruba un gran pallone, poi Dora è provvidenziale a chiudere. Messa da parte del portiere. Lancio dentro Mainetti. Graziano torna sul portiere. Bravo il portiere qui ad aprire per Castaldo che rischia. Poi per fortuna recupera. Ha rischiato grosso Castaldo qui. Dora. Queste sono piccole critiche a Graziano, eh. Costruttivo, però. Mainetti. Si gira Mainetti in un fazzoletto, apre per Dora, ma arriva ancora una volta Salzano. Prezioso anche in fase difensiva. Tre schiaffi da parte dell'attaccante dei Black.
che conducono questa partita sul risultato di 3-0 e siamo ancora nella prima frazione di gara. Si chiude qui il primo tempo, 3-0 e Salzano Show tripletta, eccolo qui, per l'attaccante dei Tettenham. E 3-0 finora. Si riparte dalla seconda frazione di gara. Ricordiamo il punteggio 3-0 per i Tettenham. La tripletta di Salzano qui, attenzione! E subito Faraldo alta. Masullo. Masullo tiene il pallone. Lo perde qui, attenzione, bravissimo il portiere, poi provano a ripartire i Blancos con Mainetta, attenzione, Mainetta, Salatino, Mainetta, gol! Accorcia le distanze, bravissimo qui Mainetta, che riporta i Blancos in partita. Una prateria, l'aggancia e poi vola verso la porta a metterla dentro. E 3-1. Castaldo, Graziano, Di Lena, all'indietro il numero 8 verso il portiere, il lancio profondo a cercare Graziano che non aggancia di testa. Lancio lungo, Di Lena, Castaldo sbaglia qui, arriva Masullo, poi Mainetta perde il pallone, attenzione Di Lena, interviene l'arbitro che assegna un calcio di punizione sul punto di battuta Masullo. Vediamo se prova il tiro in porta, anche Covino, lo appoggio, Covino! Destro fuori, Castaldo, riparte con Di Lena, Di Lena apre. Battuta Mainetti, autore del gol Mainetti, poi Masullo, lo spiovente rischia qui, la testa di Faraldo, poi Masullo, bravo il portiere, ci mette la mano. Si comincia a vedere la reazione dei Blancos. Castaldo libera, combatte Mainetti, bravissimo Masullo. Attenzione, Masullo può calciare, Masullo tiene palla, Masullo calcia! E qui è splendido il portiere a mettere il calcio d'angolo. È in bambola il Tettenham adesso. Covino dalla bandierina. Ancora Covino. Covino! Covino indietreggia a recuperare il pallone. L'appoggio per Masullo. Masullo prova a girarsi, lo fa. Non c'è nessuno però a cui servire il pallone. E allora si riparte dal portiere. Di Lena. Di Lena su Castaldo. Castaldo ritorna su Di Lena. Di Lena calcia da lontano, il portiere pasticcia, attenzione! E poi rimedia. Castaldo. Calcia Castaldo, ribattuto. Poi Mainetti, attenzione al contropiede. Mainetti dentro! Covino, opportunità! Ciabatta il pallone. Ci sono e come i Blancos. Graziano, bravo Graziano qui a saltare l'uomo. Insiste Graziano, che di tacco serve Faraldo dentro. Miracolo della difesa dei Blancos. Castaldo. Di Lena combatte, Mainetti ruba palla, attenzione, bravo Di Lena. Bravo Di Lena. Mainetti. Frana Di Lena su Mainetti, i Blancos guadagnano
una buona punizione al limite dell'area. Sul punto di battuta Masullo. L'arbitro indica la distanza. Si posiziona la barriera dei Tettenham con Graziano e Faraldo. Masullo si guarda intorno, vediamo se calcia in porta. Masullo appoggio, poi ritorno su Masullo, attenzione! Provvidenziale ancora il portiere a negare il gol. Mandirina Masullo, ribatte, poi Faraldo apre per Graziano, prateria per Graziano, rischia qui Covino. Scivolata Covino induce però al calcio di punizione, poiché è vietata la scivolata nel regolamento. Contropunizione dall'altra parte, sul punto di battuta il numero 7 Graziano. Vediamo se calcia in porta Graziano, si allontanano tutti. Graziano col destro, la deviazione alta. Freme in panchina Salzano, autore di una tripletta finora. Astaldo, tiraccio. Torniamo, torniamo. Lancio lungo, Di Lena fa sfilare, bravo. Castaldo. Per Faraldo che non tiene il pallone in campo. Mainetti. Mainetti, bravo, combatte Mainetti, Castaldo lo chiude, poi arriva Di Lena e prova ad uscire, combatte Masullo, ancora Mainetti, il destro di Mainetti, ma ancora il portiere a negare il gol. Esce Mainetti e dentro Adora. Esce anche Covino, ma quante occasioni per i Blancos. Il portiere continua a negare il gol. Dora, lancio dentro, occasione per i Blancos. Cambia anche per il Tettenham, esce Graziano, entra Salzano, entrano i due Salzano ed esce anche Castaldo. Si riparte dal portiere che va vicino per Di Lena. Di Lena su Salzano, ancora Di Lena. Di Lena calcia, Di Lena sta filata fuori. Bravo qui il portiere, attenzione. Il ritorno sul portiere, poi Salzano. Di Lena, Faraldo, Faraldo si crea lo spazio, esce il portiere e gli toglie il pallone dai piedi. Ripartono ancora i Blancos con Dora. Sbaglia qui il Tettenham. Salzano. Di Lena. Di Lena controlla. Di Lena! Brivido! Vicino al quarto gol il Tettenham. Ricordiamo il punteggio 3-1. I tre schiaffi di Bomber Salzano. I Blancos ripartono da dietro. Salta l'uomo qui, attenzione, ma arriva ancora onnipresente Salzano. Il lancio dentro, Dora che però non aggancia. Si riparte dal portiere. Ricordiamo il punteggio, Tettenham 3, Blancos 1. Di Lena
ad impostare all'indietro col portiere. Si aggira nei paraggi del portiere Mainetta. Di Lena. Faraldo. Numero di Faraldo qui. Apertura per Salzano che calcia! La risposta del portiere. Dora. Dora contrasta Faraldo. Dora laterale. Mainetti fa sfilare. Mainetti può calciare. Attenzione, perde palla. Salzano se ne va. Dall'altra parte c'è Faraldo. Bravissimo di tacco qui a chiudere. Un contropiede che poteva essere letale da parte dei Tettenham. Faraldo. Faraldo. Duella con Dora. Lo evita. Faraldo. Per il 4-1. Ha puntato Dora negli occhi Faraldo, lo ha saltato e poi ha calciato perfettamente in porta per il 4-1. È Tettenham Show questa sera. Covino. Bravissimo qui di Lena. Salzano, chiedo scusa, a recuperare il pallone. Salzano! Gol! Addirittura manita da parte del Tettenham. 5-1. Andremo lì. Vai, gioco. Ok. Catari. 5-1. Di Lena. Anche là. Tempo. Covino, Dora. Attenzione, Salzano corre, viene contrastato. Di Lena, addirittura il portiere rischia qui in avanti, poi il tiro. Andala. Capitan Di Lena, autore del 5-1. Di Lena, bravo Di Lena, attenzione. Dora, poi Salzano. Dora di testa, Covino l'aggancio. Mainetti lunga. Duellare col portiere. Vai a sinistra, scende. Salzano. Torna sul portiere. Battuta lunga di testa. Dora, poi Salzano. Salzano calcia la deviazione. Azione, cambio. Va bene. Faraldo, attenzione Faraldo, ritorno a Salzano, Di Lena che è dotato di un buon tiro, si crea lo spazio di Lena. Cambi, esce Di Lena, entra Castaldo, esce Faraldo ed entra Graziano. Graziano, Castaldo, ritorna sul portiere, Castaldo la riceve ancora, Castaldo porta palla, contrastato da Covino, Salzano, Castaldo, bravo Castaldo, porta palla, Castaldo calcia fuori. Dora, Covino, profondo, capisce tutto Salzano, bravo, sull'altro Salzano che si gira dentro, attenzione, Graziano si mangia il gol del 6-1. Dora, dopo lo stop sbagliato di Covino, combatte Salzano con Dora, la fine alla meglio, guadagnando una rimessa il calciatore dei Tettenham.
All'indietro per il portiere. Ma andava a sentire. No, sotto. Calcio al portiere, la deviazione. Di Graziano, poi subito la ripartenza su Dora. Dora. Covino. C'è il calcio d'angolo. Covino subito. Attenzione Castaldo, la velocità. Mainetti non riesce a recuperare. Mainetti dentro. Primi segni di stanchezza anche per i Blancos. Apertura per Covino. Aldo. Salzano per Graziano. Graziano. Castaldo. Castaldo. Ma ormai i Blancos danno segni di aver mollato. Esce Covino dentro Masullo. Masullo va a recuperare il pallone. Mainetti recupera palla, salta il primo Mainetti, poi arriva Castaldo, Graziano, Graziano, Graziano! Cambio, chi esce? Abito cambio! Masullo, Tora combatte, arriva Mainetti. Finta di Mainetti, straordinario, e gol! Prende il pallone Mainetti che riapre la partita, 5-2. Facile il tap-in del compagno di squadra, ma qui mezzo gol del numero 7 dei Blancos, che fa tutto bene, mette al centro un gran pallone. Appoggio comodo comodo per il 5-2. Castaldo all'indietro. Alza il campanile il portiere. Combatte Dora. Resiste Dora. E poi non riesce a tenere il pallone in campo. Si riparte dal portiere. Dentro per Graziano. Graziano per Salzano. Salzano ancora su Graziano. Di tacco il pallone arriva a Salzano. Ed è strepitoso il portiere, che poi fa ripartire Mainetti, velocità dall'altra parte, la testa del portiere, poi sale Masullo col pallone, Mainetti, Mainetti! Oh, cambio! Cambio! Che cosa aveva fatto il numero 7 dei Blancos? Mainetti! In grande spolvero davvero questa sera. Tilena. Finta su Dora. L'anima dei Blancos. Sbaglia tutto. Castaldo. Tilena. Faraldo, Dora prova a far proseguire con il tocco sul pallone con la suola. Ancora Dora, Mainetti duella con Castaldo. Ottimo fair play qui tra Mainetti e Castaldo. Di Lena, piatto intercettato da Masullo. Masullo ancora sulla linea di passaggio. Masullo a cercare Mainetti. L'anticipo di Graziano. Faraldo che riparte. Faraldo zona tiro. Faraldo!
È bravo il portiere. Destro ancora. Faraldo, ancora il portiere a dire di no. Di Lena. Mainetti rientrano. Di Lena e oh, fallo di Castaldo su Mainetti e cartellino giallo. Giallo per Graziano e non per Castaldo. Punizione affidata a Mainetti, il migliore dei suoi. Destro di Mainetti. Dora sbaglia tutto. Si riparte dal portiere. Lancio lungo per Graziano. Troppo lungo. Dora. Faraldo. 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 Faraldo incredibile. Faraldo. E poi ancora un miracolo del portiere. Di Lena. Masullo a terra. Di Lena calcia. Ancora Masullo. Faraldo, bravo Faraldo, Faraldo qui, incredibile. Provato a chiuderla Faraldo. Mainetti, Mainetti di tacco per Dora. Troppo lunga. Faraldo, cercato il numero di testa Castaldo. Occasione per i Blancos. Apertura all'indietro per Masullo. Palla dentro di Lena, di fisico, attenzione. Poi Masullo. Ecco l'apertura, attenzione, occasione. Il destro fuori con Mainetti completamente libero in aria. Di Lena. Squadre lunghe adesso, complice la stanchezza. Attenzione Graziano, 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 Graziano! Tre minuti dalla fine, tre minuti di speranze per i Blancos. Di Lena combatte con Masullo. Mainetti, attenzione, grossa occasione, Mainetti può calciare, Mainetti! Tutto regolare per l'arbitro! Calcia per il palo! Incredibile! Occasione per il Tetteram! Poi Mainetti, dopo la salita del portiere, ancora Mainetti, Mainetti calcia di Lena sulla traiettoria! Minuti incandescenti! Di questo Tetteram Blancos. Masullo, Masullo resiste, combatte con Faraldo, ancora Masullo. Attenzione, sale anche il portiere. Apertura per Di Lena, di piatto dentro tra le mani del portiere che poi riparte in maniera veloce. Attenzione, salta l'uomo, combatte, poi c'è il fallo. Calcio di punizione affidato ai Blancos. Calcia Masullo. Masullo.
Attenzione, rischia il portiere qui, ma arriva Di Lena. Non molto efficace il portiere con questa parata. Ha rischiato grosso. Faraldo. Graziano. Sale Graziano. Prateria dall'altra parte. Castaldo, Castaldo! E ancora miracolo del portiere. Sta evitando un passivo molto più ampio. Castaldo, Masullo, Mainetti che è dotato di una gran velocità. Mainetti salta l'uomo. È solo Masullo. Riceve palla Masullo. Calcia Masullo, alta! Faraldo. Ci sono Di Lena a sinistra e a destra Castaldo. Faraldo tiene il pallone, la dà Di Lena. Di Lena con Castaldo e il gol. Il gol del 6-2. Castaldo. L'appoggio di Di Lena. E con questo gol si chiude Tettenham Blancos con i Tettenham, che hanno dimostrato un'organizzazione più ampia e hanno avuto nella prima frazione di gara un Salzano Show che ha inciso per incanalare la partita verso la vittoria.